Salve e benvenuti a questo ciclo di lezioni sulla progettazione e verifica degli elementi strutturali in calcestruzzo armato. In questa prima lezione ci occuperemo delle caratteristiche meccaniche del materiale e dei criteri di progetto. Maggiori informazioni e approfondimenti sugli argomenti trattati sono disponibili portando il cursore nell'angolo in alto a destra di questo video e facendo clic sulla scheda che verrà visualizzata. Il calcestruzzo armato è un materiale che si ottiene dalla collaborazione sinergica tra il conglomerato cementizio e le barre di acciaio. Poiché il calcestruzzo non possiede un'adeguata resistenza a trazione, questa viene affidata alle barre di acciaio, cui è affidato anche il compito di realizzare una sorta di cucitura delle lesioni che negli elementi strutturali si formano proprio per la presenza degli sforzi di trazione. Alla base della trattazione del calcestruzzo armato si pongono le seguenti due ipotesi principali: il principio di conservazione delle sezioni piane e l'ipotesi di perfetta aderenza tra armatura e calcestruzzo. Per il principio di conservazione piana delle sezioni, la deformazione di ogni punto della sezione può essere espressa da una relazione lineare in cui la deformazione epsilon con C è ottenuta dalla deformazione epsilon in corrispondenza del baricentro più il prodotto della distanza da questi moltiplicata la rotazione in radianti della sezione. L'utilizzo della rotazione in radianti anziché della tangente dell'angolo discende dall'ipotesi di piccoli spostamenti, considerata sempre valida in questi problemi per le strutture in campo civile. L'ipotesi di aderenza tra le barre e il calcestruzzo comporta poi che le barre e il calcestruzzo a contorno aderente abbiano la stessa deformazione epsilon. Il calcestruzzo è un materiale conglomerato costituito dagli aggregati sabbia e pietrisco avvolti e legati dalla miscela di cemento e acqua. Gli aggregati formano lo scheletro del calcestruzzo, mentre all'acqua è affidato il compito di alimentare le reazioni chimiche con il cemento e determinarne la presa. Per la scelta dell'assortimento granulometrico dello scheletro, si deve assicurare la compenetrazione nei vuoti tra le particelle di diversa dimensione, al fine di costituire una massa sufficientemente omogenea. Un assortimento granulometrico ideale si ottiene adottando una miscela che si avvicini il più possibile alla curva di Fuller. La curva di Fuller rappresenta la percentuale di aggregati passanti ad ogni dimensione di maglia dei setacci. Adottato un diametro massimo D grande del pietrisco, assunto non maggiore del copriferro e della distanza minima tra le barre, per ogni diametro del setaccio si ottiene la percentuale ottimale di miscela passante. Il dosaggio di cemento varia generalmente tra i 3 e i 4,5 kg al metro cubo, in relazione alla composizione della miscela granulometrica ed alla resistenza da ottenere. Il rapporto acqua-cemento è un importante parametro che influenza sia la lavorabilità del calcestruzzo fresco, ma soprattutto la resistenza e la durabilità del materiale. Per ottenere un calcestruzzo strutturale ordinario con resistenze caratteristiche pari a 30 N a millimetri quadrati, si adotta generalmente un rapporto acqua-cemento pari a circa 0,55. La lavorabilità del calcestruzzo dipende dalla fluidità della massa fresca. La fluidità del calcestruzzo fresco può essere misurata attraverso la prova del cono di Abrahams, che consiste nel riempire con calcestruzzo fresco un tronco di cono di dimensioni standardizzate, disposto con la base maggiore sul fondo. Riempito il cono, si solleva e si misura l'abbassamento della massa di calcestruzzo, detto slump. In funzione della dimensione dello slump, si classificano 5 classi di fluidità del calcestruzzo fresco, che vanno da S1 a S5. I calcestruzzi di classe da S1 a S3 non sono pompabili. Per la realizzazione di getto con l'uso di pompe, deve quindi prevedersi l'uso di un calcestruzzo di classe S4. Le norme tecniche individuano specifiche classi di resistenza caratteristica dei calcestruzzi.
Una classe di resistenza è indicata dalla lettera C seguita da due numeri separati da una barra. Il primo numero rappresenta la resistenza caratteristica cilindrica, il secondo la resistenza caratteristica cubica. La qualificazione di resistenza dei calcestruzzi si effettua sottoponendo a prove di compressione assiale dei provini di forma cubica o di forma cilindrica. La dimensione del lato o del diametro del provino è scelta in relazione alla dimensione massima del pietrisco utilizzato nel confezionamento del calcestruzzo. Per calcestruzzi ordinari, generalmente utilizzati nella costruzione dei fabbricati, si utilizzano provini con lato del cubo pari a 15 cm. Le prove di rottura su provini cubici, per l'effetto cerchiante che si genera a causa dell'attrito tra le piastre della pressa e la superficie inferiore e superiore del provino, forniscono valori di resistenza più alti rispetto a quelli che si registrano nelle prove effettuate su provini cilindrici, i quali non risentono di tale effetto. Nei calcoli strutturali si assume a riferimento la resistenza cilindrica, mentre in uso in Italia procedere alle prove di qualificazione utilizzando provini di forma cubica. Per calcestruzzi ordinari, le norme tecniche per le costruzioni consentono di ricavare la resistenza cilindrica moltiplicando per 0,83 la resistenza misurata su provini cubici. Per effettuare le prove di qualificazione dei calcestruzzi, a seconda dei volumi di getto necessari alla costruzione dell'opera, si utilizza la procedura di tipo A o la procedura di tipo B. Per volumi di getto inferiori a 1500 metri cubi, si utilizza la procedura di tipo A, che prevede di effettuare un prelievo ogni 100 metri cubi con un minimo di 3 prelievi. Ogni prelievo è costituito da due provini. Indicando con R1, R2 ed R3 la resistenza media di ogni prelievo e indicando con R1 la più piccola delle resistenze di prelievo ottenute, affinché il calcestruzzo possa essere qualificato secondo la resistenza caratteristica RCK prescritta in progetto, devono essere rispettate due condizioni. La resistenza media tra i vari prelievi deve essere maggiore della resistenza caratteristica prescritta, aumentata di 3,5 N a millimetri quadrati. La resistenza di prelievo più piccola, R1, deve essere maggiore della resistenza caratteristica RCK, diminuita di 3,5 N a millimetro quadrato. Per getti di volume superiore a 1500 metri cubi, si deve utilizzare la procedura di tipo B, utilizzata anche per la qualificazione dei calcestruzzi nelle centrali di betonaggio. Con la procedura di tipo B si porta in conto lo scarto quadratico medio sigma delle resistenze di prelievo e, nella prima condizione di qualificazione, i 3,5 N a millimetri quadrati sono sostituiti dal prodotto 1,48 per sigma. Portando in un diagramma sigma epsilon le risultanze della prova di compressione su un provino di calcestruzzo, si può rilevare un andamento prettamente parabolico del legame costitutivo del materiale. La formulazione del legame costitutivo adottato dall'Eurocodice è costituita da una parabola che cresce fino al valore dello 0,2% della deformazione, per poi decrescere fino al raggiungimento della deformazione ultima fissata dalle norme allo 0,35%. Se si osserva il tratto iniziale del diagramma di legame, si vede che per tensioni fino alla metà della tensione di rottura, questo può essere sufficientemente approssimato da un tratto lineare che interseca la curva in corrispondenza di una tensione pari al 40% della tensione cilindrica media. Il valore del coefficiente angolare di questa retta, e cioè il modulo di elasticità lineare del calcestruzzo, può essere calcolato con la formula empirica ECM uguale a 22 che moltiplica FCM fratto 10 elevato alla 0,3, in cui FCM rappresenta la resistenza media del calcestruzzo che viene assunto pari alla resistenza caratteristica FCK più 8 N a millimetri quadrati.
Il legame costitutivo da assumere nel progetto delle sezioni è assunto di forma parabola rettangolo, in cui il primo tratto è costituito da una parabola che si sviluppa fino alla tensione di progetto FCD, in corrispondenza della deformazione εC2 uguale a 0,2%. Il diagramma prosegue poi con un tratto a tensione costante fino alla rottura, che è fissata dalle norme allo 0,35%. La tensione del progetto del calcestruzzo si ricava dalla formula di normativa FCD uguale ad αcc per FCK fratto γc, in cui αcc è un coefficiente che tiene conto delle deformazioni a carico costante dovuto al creep e γc è il coefficiente di sicurezza parziale del calcestruzzo. Le norme tecniche italiane prescrivono di adottare per questi due coefficienti i valori αcc uguale a 0,85 e γc uguale a 1,5. Le barre di acciaio che si utilizzano per il rinforzo del calcestruzzo sono dotate di nervature lungo le superfici che ne migliorano l'aderenza con il calcestruzzo. Eseguendo una prova di trazione con una barra, si registrerebbe un diagramma di legame che cresce pressappoco linearmente fino allo snervamento. Con lo snervamento si assiste ad un andamento ondulatorio ma pressoché costante, per poi osservare una ripresa della crescita di tensione, ma con un'inclinazione della curva sensibilmente più bassa, fino al raggiungimento del valore massimo di tensione oltre il quale la curva decresce fino alla rottura del materiale. La deformazione in prossimità dello snervamento è indicata con il simbolo epsilon con y, mentre la tensione di snervamento è indicata con il simbolo FY. La deformazione ultima è presa in corrispondenza del valore massimo di tensione ed è indicata con epsilon con u. Le norme prevedono due tipi di acciaio utilizzabili nelle costruzioni, il tipo B450C e il tipo B450A. Per ognuno di questi definisci i valori nominali di resistenza e la deformazione ultima. Il tipo B450A, offrendo un valore basso della deformazione ultima, può essere utilizzato in Italia solo per la realizzazione di armature secondarie di piccolo diametro, come per esempio le reti di ripartizione. Le norme individuano due tipi di legame costitutivi di progetto per l'acciaio, che si differenziano per l'inclinazione del tratto plastico. Uno presenta un tratto plastico lineare includente, in cui le tensioni crescono linearmente con le deformazioni, ma con una pendenza molto minore del tratto elastico. Il secondo tipo di legame, cui si farà riferimento in questo corso per la progettazione delle sezioni, dopo il tratto elastico lineare, presenta un tratto perfettamente plastico, in cui le deformazioni crescono fino all'infinito, mentre la tensione resta costante e pari alla tensione di snervamento di progetto. La tensione di snervamento di progetto FYD si ottiene dividendo la tensione di snervamento caratteristica per il coefficiente di sicurezza dell'acciaio, assunto dalle norme pari a 1,15. La deformazione di snervamento di progetto si calcola dividendo la tensione di snervamento di progetto per il modulo di elasticità lineare dell'acciaio. Le norme tecniche delle costruzioni non forniscono indicazioni circa il valore da assumere per il modulo elastico, mentre l'Eurocodice 2 suggerisce di utilizzare il valore di 200 GPa. Le verifiche di resistenza allo stato limite ultimo degli elementi si effettuano assumendo nei calcoli i seguenti legami costitutivi di progetto. Per il calcestruzzo si adotta il legame parabola rettangolo, per l'acciaio il legame elastico perfettamente plastico. Le verifiche di resistenza consistono nel determinare la sollecitazione resistente ultima della sezione e di confrontarla con quella che sollecita la sezione nella combinazione di carico allo stato limite ultimo. Nelle verifiche allo stato limite di esercizio, essendo le tensioni di lavoro sensibilmente minore delle resistenze caratteristiche, si assumono per entrambi i materiali un legame costitutivo di tipo elastico lineare.
Con l'adozione dei legami elastici lineari possono essere estesi anche al calcestruzzo armato le trattazioni tipiche della scienza delle costruzioni per i materiali elastici. Nelle verifiche allo stato limite di esercizio vanno determinate le tensioni di lavoro dei materiali e confrontate con quelle limite prescritte dalle norme. Sempre allo stato limite di esercizio vanno effettuate le verifiche di deformazione e le verifiche sull'ampiezza delle fessure nelle zone tese degli elementi strutturali. Oltre alle verifiche di resistenza e alle verifiche previste allo stato limite di esercizio, le strutture in calcestruzzo armato devono soddisfare i requisiti di durabilità delle strutture. La durabilità delle strutture è garantita dalla protezione delle armature dalla corrosione, che è assicurata dalla qualità del calcestruzzo e dallo spessore del copriferri. La giusta qualità del calcestruzzo è ottenuta controllando il rapporto acqua-cemento in relazione alle caratteristiche ambientali e climatiche della zona in cui sarà costruita la struttura. L'Eurocodice 2 adotta la classificazione ambientale fornita dalla norma di prodotto EN206. In relazione alla classe ambientale in cui deve essere eretta la struttura, si ricava da una specifica tabella la resistenza minima del calcestruzzo da utilizzare in progetto. L'Eurocodice 2 fornisce anche indicazioni molto puntuali per il dimensionamento dei copriferri, che differiscono leggermente da quanto prescritto dalle norme tecniche per le costruzioni. Per un approfondimento sulle classi ambientali, sulla scelta del calcestruzzo e sul dimensionamento dei copriferri, si rimanda agli articoli pubblicati sul sito www.robertolapiello.it. Portando il cursore nell'angolo in alto a destra di questo video, si possono ottenere dei suggerimenti circa le fonti per l'approfondimento dei requisiti di durabilità delle strutture in calcestruzzo armato. Con questa slide siamo giunti alla fine di questa lezione. Nella prossima si affronterà il tema del comportamento meccanico delle sezioni. A risentirci alla prossima lezione o ad altri video presenti nel canale.